Si sente dei rumori strani e fuori c'è un bel temporalone, un sacco di vento e quindi può essere quello. Allora, iniziamo. Ho due cose salate e una cosa dolce. Io inizierei con le cose salate, quella che mi fa più voglia. Allora, sono di diverse settimane perché, come sai, al Lidl dipende dalla settimana, c'è un tema. Questa era la settimana spagnola. Questi snack di mais mi ricordano un po' le... una volta si chiamavano croste di polenta, non so da voi. E comunque BBQ flavor, quindi il gusto barbecue, e sono una novità per me, io non le avevo mai trovate. Mi pare 79 centesimi, una cosa del genere, o erano quelle a 79 centesimi, non mi ricordo i prezzi, vabbè, dovrei segnarmeli. Però queste cose per mangiarmele, poi ho detto ma perché non ci faccio un video, perché non condividere con la mia creatura preferita, farla rilassare e assaggiare insieme dei prodotti come tanto tempo fa. Dietro dice snack a base di mais al gusto barbecue fritte o fritto. Ah, ok, va bene, questa cosa non ci farà cambiare idea. Sono praticamente dei tocchetti, dei pezzetti, dei mal tagliati di tacos, di nachos. Oddio. Leggero proprio.
raro di un'altra settimana, credo. Forse quella americana. Non so se si veda quanto sono giganti. Sono veramente giganti. Magari sullo sfondo nero si vedono bene. Vediamo un po' il seme all'interno. Beh, ma scusami, che fregatura. Il seme è piccolo come quelli piccoli normali. Sono di Amtaro in testa, finché li mangio perché penso ai criceti.
Quello che mi
Sito mi sono trovato.